Salviamo la città di Pitagora e la sua provincia. Questo è lo slogan di una iniziativa, una manifestazione che si terrà appunto a Crotone il prossimo 29 marzo a partire dalle ore 9. Un'iniziativa voluta da Tonino Migali e da altre associazioni della provincia di Crotone, volta a sensibilizzare le istituzioni, le stesse associazioni e i cittadini a una serie di problematiche che comunque affliggono ormai da tantissimi anni il nostro territorio. Bene, Tonino, perché questa iniziativa? Allora, è un'iniziativa, come dire, è rivolta alla città di Crotone, alle istituzioni, alle associazioni di categorie, alle associazioni culturali e quindi ai cittadini. Praticamente Crotone è una città che oggi vive una situazione di vivibilità che non si può più tollerare. E quindi, come dire, l'invito che facciamo è quello di scendere in piazza insieme a tutte le istituzioni, ai sindaci e anche alle altre persone che svolgono attività politica per, come dire, segnalare questo disagio, segnalarlo anche a chi fa politica a Roma, per, come dire, invitare queste persone a un impegno politico serio, un impegno anche un coordinamento tra i politici. Quindi per, come dire, innanzitutto prendere coscienza di questo stato di cose, perché non si può far finta di nulla. Oggi sono temi importantissimi. Noi abbiamo focalizzato 5 punti importanti, che sono quelli dell'inquinamento, il problema dei trasporti, il problema della soppressione dei treni, la soppressione dell'aeroporto, il problema, come de, del lavoro maggiormente, no? E quindi, come de, adesso ho fatto un giro e ho visto una grande sfiducia, però quello che voglio dire io di, come dire, di partecipare a queste iniziative. A questa iniziativa hanno aderito, non è partita da me come è stato detto, ma sono 14 associazioni che, come dire, hanno voluto, come dire, segnalare con il proprio impegno, ognuna nella propria associazione, adesso vogliono aderire per poter, come dire, segnalare questo disagio di Crotone. Un disagio che appunto hai detto riguarda l'occupazione, la criminalità, le infrastrutture. Quale messaggio, volete mandare il prossimo 29 marzo? Il messaggio è questo, intanto di prendere coscienza di questa situazione, no? Per poi, come dire, affrontare insieme a chi parteciperà, a chi manifesterà anche una sensibilità, a porte chiuse e poi successivamente, prendendo tema per tema, tutti i punti che abbiamo, per trattarli, affrontarli con una certa serietà e trovare anche delle soluzioni, perché delle soluzioni ci sono, a partire anche dalla questione della bonifica, alle questioni del lavoro e quindi, come dire, da questa giornata intanto dovrà partire un segnale e misurare anche la sensibilità di chi fa attività politica, perché io, diciamo, insieme alle altre associazioni abbiamo fatto anche un lavoro capillare. Abbiamo invitato tutte le associazioni della provincia di Crotone, ho invitato le associazioni di Cutro, ho contattato quasi tutti i sindaci, diciamo, della provincia. Adesso contatterò quelli che sono rimasti, che sono pochi, che ancora non sono riuscito ad avere i contatti telefonici. E quindi terminerò questo giro di inviti e spero che questo messaggio venga colto. Non è una cosa, non è una passeggiata, è un avvio, come dire, per manifestare anche ai cittadini, soprattutto, oltre che alle istituzioni, uno spirito di lotta verso il territorio, come dire, va amato. Non è una vacca da mungere, il territorio è qualcosa che va, come dire, va alimentato, va arricchito per produrre ricchezza, perché solo la produzione di ricchezza ci toglierà da questo pantano e dalla crisi economica. Non si può aspettare che qualcuno faccia qualcosa per noi se noi non ci muoviamo e non, diciamo, dovremmo essere una spina nel fianco. E però, come dire, la cosa che spero che veramente questo messaggio venga colto è che i sindaci e che tutte le persone che si sono impegnate, perché ce ne sono e si impegnano nell'attività politica, siano presenti quel giorno per anche mandare un segnale da Crotone, per dire che Crotone, come dire, si è resa conto di questo disagio. Un lavoro che è iniziato diverso tempo fa, questa sarà l'ultima settimana che ancora vi vedrà tutti quanti impegnati a convincere e soprattutto a far uscire dalla rassegnazione i cittadini, le istituzioni e le associazioni. E probabilmente è quello il vero obiettivo, magari c'è troppa gente rassegnata che non ha neanche più la forza di ribellarsi. Gli obiettivi sono due. Da una parte ci rivolgeremo ai sindaci, anche ai parlamentari, ai presidenti delle varie istituzioni, per, come dire, sollevarli anche, stimolarli anche a lavorare, da una parte. Però da una parte mi rivolgo anche ai cittadini. Io penso che, diciamo, i problemi si risolvono se i cittadini
prendono anche coscienza di queste cose, perché noi adesso vedo anche una società appiattita, una società che non si muove, non lo cerca il lavoro. Il lavoro va anche inventato, va anche, come dire, vanno utilizzati anche gli strumenti che ci sono a disposizione. Abbiamo fatto tanti convegni anche con le associazioni di categoria a Cutro e c'è la pochissima presenza di giovani, di persone. Tutti cercano lavoro, però non so, c'è il lavoro, se si cerca, però il lavoro bisogna anche crearselo, no? E quindi ascoltare chi si impegna quotidianamente. Insomma, deve essere veramente qualcosa che deve partire da ognuno di noi. Ognuno di noi deve migliorare se stessi per poter veramente fare un passo avanti. Questo penso che sia il primo gradino da fare oggi a Crotone. Tutto il resto, io ho seguito anche le altre manifestazioni che sono avvenute a Crotone, ho anche partecipato e sono temi nobili, però anche lì vedo la presenza di pochissime persone, poche persone, e queste persone stesse le ho invitate e continuo a invitarle. Ho invitato anche gli attivisti ad aderire a questa, che loro hanno fatto una battaglia, diciamo, sulla questione dell'ENI, no? E io li ho invitati ad aderire anche alla nostra iniziativa, perché la nostra iniziativa forse parte ancora un po' più a monte, parte proprio da un confronto con le istituzioni o da una voglia anche di fare, ecco. Sono oltre 160 le associazioni presenti nel crotonese, ne hanno aderito soltanto 14, questo è ancora, c'è anche una settimana ancora su cui si può lavorare, quindi sicuramente aderiranno qualcun altro, quindi a te la parola per convincere queste associazioni a partecipare il prossimo 29 marzo. Le 14 associazioni sono quelle promotrici, però come dire, le associazioni che ho invitato adesso dovranno essere presenti il 29. Qua abbiamo già dei rappresentanti che adesso sicuramente interverranno, c'è Loris Rossetto di Amici del Tedesco, che è una persona da tempo impegnata nelle questioni che dico io, c'è Gianni De Simone il Calabrone e c'è Nicola Caria, che è un libero professionista che liberamente ha voluto aderire perché ha ritenuto questa iniziativa veramente degna, e quindi adesso loro interverranno. Però voglio dire, le associazioni che non sono nell'elenco sono libere di aderire, questo è un protocollo d'intesa aperto a tutti, chiunque può aderire e può partecipare per rafforzare questa nostra iniziativa, rafforzarla e renderla anche forte, no? Perché non sarà la prima, questa, diciamo, è l'avvio di un percorso che dovrà poi continuare. Ripeto, successivamente proporremo dei convegni anche con il Presidente della Confindustria, che ci ha invitati anche e ci ha voluti ascoltare, per poter fare delle iniziative mirate sui temi in modo specifico, per cercare anche le soluzioni. Sviluppare e trovare le soluzioni ai temi. Allora, parlavamo delle associazioni promotrici, qui abbiamo Gianni De Simone di La Calabrone, quindi un suo pensiero su questa iniziativa e su questa forma, diciamo, di protesta positiva. Ma noi abbiamo aderito alla, diciamo, l'iniziativa Salviamo la città di Pitagora e la sua provincia, per manifestare, diciamo, questo disagio che comunque si avverte. Un territorio sicuramente ricco di risorse, ma con infrastrutture carenti, quindi io ho colto il manifesto, diciamo così, di Antonio, perché ho visto tanti punti che possono essere, tanti punti importanti che possono dare svolta sicuramente a un territorio, sì, che come dicevo prima ha delle carenze, nonostante ci siano tante ricchezze, tante aziende che lavorano bene, ma che comunque non trovano quella forza, quel sviluppo che può determinare, diciamo, anche un risollevamento economico della nostra provincia. Quindi un'iniziativa per come dire, far conoscere a chi già non li conosce i problemi del nostro territorio e eventualmente anche per che questi problemi non vengano accantonati dalla politica. Sicuramente. Sì, non solo perché io credo che tutti noi viviamo una situazione o perlomeno si
e vince una provincia che non è fanalino di coda d'Europa, ma come dicevo prima, con tante opportunità che potrebbero dare, cioè noi diciamo che si può uscire da questa situazione, abbiamo tutte le carte in regola, però ci sono delle cose che sicuramente non vanno, quindi noi dobbiamo cercare anche quello che non va. Quindi questa manifestazione può essere un punto di ripartenza? Può essere anche un modo per scrollare le coscienze anche di tutti noi. Io noto che un pochino, come diceva anche prima Antonio, che siamo un po' anche sottotono, non abbiamo la forza di reagire, e se si continua così sicuramente le cose non miglioreranno, cioè, sarà peggio. Ok, Loris Rossetto invece dell'Associazione Amici del Tedesco, cosa ci può dire lei in merito a questa iniziativa, qual è la sua opinione? Ma intanto noi ringraziamo Tonino Micale per l'amore che dimostra, no? E ha avuto una bella idea, quella di mettere insieme le forze. Io mi ricordo che un grande vescovo che non c'è più, Bregantini, lui diceva: il problema della Calabria è che spesso noi non mettiamo insieme il bene, no? Allora mettere insieme chi crede in questo territorio, secondo me, è già un bel piccolo ed importante passo. Noi come associazione da più di 10 anni quasi diciamo che questo territorio può cambiare soltanto se iniziamo ad amarlo noi e a capire che dobbiamo metterci insieme e lavorare con umiltà e soprattutto costruire. Come Amici del Tedesco diciamo sempre che con il turismo qualche chance in più ai giovani la si potrebbe dare. Purtroppo questo ancora non l'abbiamo ben capito, a Tropea si è capito, però piano piano si sta iniziando a capire. Qui porto l'esempio per esempio delle navi da crociera, no? Un gruppo di giovani di Alfa 21 molto in gamba ci ha creduto. Mi ricordo quando arrivò la prima nave tutti dicevano: ma figurati se arriveranno altre navi. Adesso le navi stanno arrivando. E noi come associazione diciamo: se a Tropea per esempio hanno capito che il turismo porta occupazione, visto che Tropea non è nel centro dell'Europa, non è in Africa, non è lontano ma è qua vicino, possiamo fare la stessa cosa anche noi. Noi aderiamo a questa manifestazione soprattutto anche con l'idea di manifestare insieme agli altri, però soprattutto anche con spirito costruttivo. E poi comunque questa manifestazione, diceva poc'anzi Tonino, ne seguiranno altre, quindi bisogna crederci sempre di più. Sì, io penso che la differenza per esempio tra la Calabria e il nord, per esempio il Trentino, sta in un fatto: in Trentino amano il proprio territorio e sono fieri, noi a volte invece non siamo fieri del nostro territorio. Allora noi partecipiamo a questa manifestazione anche per dire: guardate che abbiamo un territorio bellissimo, ci possiamo anche lamentare, però forse dovremmo anche smettere di lamentare e dire: siamo fieri di essere di un territorio dove c'è stato Pitagora, c'è tanta storia, quindi dobbiamo essere innanzitutto fieri e amare questo territorio. Ora parliamo con Nicola Caria, che non fa parte di alcuna associazione, ex libero professionista. Sono responsabile amministrativo di un'azienda che ha 130 dipendenti. Ok, il mio punto è questo: un cittadino semplice, un cittadino normale, libero, partecipa e anzi si fa anche promotore di questa diciamo manifestazione che sarà il prossimo sabato 29 aprile. Il perché? È una nobile iniziativa perché cerca di sollecitare le coscienze di tutti i cittadini di Crotone e del circondario, in modo da sollecitare tutti i politici sia locali che nazionali affinché possano fare una sollecitazione al governo centrale affinché questa regione, questa provincia possa essere sostenuta da iniziative pubbliche, tipo il ripristino delle ferrovie dello Stato, il ripristino dell'aeroporto di Crotone, visto che sta andando, come si sa, sta per chiudere, e tutte le altre iniziative a sollecito dell'occupazione giovanile e per tante altre cose. Quindi io partecipo a livello personale su sollecitazione dell'amico Micale, perché l'iniziativa è nobile e penso che tutti i cittadini dovrebbero partecipare. Ok, bene, concludiamo con Antonio Micale. Antonio, vuoi lanciare un appello alle associazioni, magari alle istituzioni, affinché possano darvi una mano con la partecipazione e ascoltando i vostri messaggi? Intanto volevo citare le associazioni che hanno promosso l'iniziativa, che sono il Movimento di Solidarietà che rappresento, Queer Immigration è un'associazione di Roma rappresentata da un giovane avvocato di Cutro, Giuseppe Curcio,
Poi Giuseppe Luca è un consulente aziendale che vive a Milano, ha partecipato a tutti i nostri convegni, quelli che abbiamo fatto a Reggio Emilia, specifiche con le associazioni di categorie. Poi Nicolino Cari, l'abbiamo sentito adesso, c'è un altro libero cittadino di Crotone, Gianfranco Martino, e poi c'è un ragazzo che si chiama Eugenio Di Canello, che è un imprenditore che rappresenta l'associazione alternativa, che è assente perché è andato a una manifestazione fuori, quindi oggi è assente. Poi Scandali in Emilia di Reggio Emilia, Cittadinanza Attiva di Crotone rappresentata da Ines Maroni, che purtroppo è in ospedale, e come ha telefonato, e sarà presente alla conferenza stampa che faremo nei prossimi giorni. Poi c'è il Parto delle Nuvole Pesanti di Bologna, due comitati di Margherita e di Gabella, e poi l'associazione Sanità Futura, che è rappresentata da Roberto Costanzo, che è un dializzato, che si stanno occupando della questione del reparto di nefrologia di Crotone. Quindi queste sono le associazioni che hanno promosso in sede. Però ripetiamo, questo protocollo è aperto a tutti. Voglio cogliere questa occasione, ringrazio Telediogene per questo spazio che ci ha riservato, per invitare tutti indistintamente, tutta la città di Crotone. Questa non è uno sciopero, è una libera partecipazione. L'invito, come dire, non è una protesta, è un invito veramente a riflettere su Crotone, su questi temi che abbiamo, e a rimboccarci le maniche per cercare di avere un futuro migliore per tutti noi, perché è necessario. Ricordiamo il giorno, qual è? Il giorno 29 marzo alle ore 9 in piazza Pitagora. Salviamo la città di Pitagora e la sua provincia.